Passiamo al prossimo relatore, che è reverse collaudo per l'additive manufacturing. Il relatore è Cesare Cassani di Hexagon. Benvenuto. Grazie. Mi raccomando sui tempi. Assolutamente, cercherò di vedere se riesco anche a stringerli un pochino. Allora, intanto che faccio partire la presentazione, mi presento, sono Cesare Cassani, sono responsabile dei sistemi di misura portatili e dell'automation technology di Hexagon Manufacturing Intelligence. Farò una breve presentazione dell'azienda, chi siamo fondamentalmente per chi non ci conoscesse, e poi vi farò una carrellata su quelli che sono dei metodi di collaudo e di reverse engineering e farò vedere un caso applicativo di quelli che ci capitano normalmente. Chi è Hexagon? Hexagon è una multinazionale svedese che è quotata in borsa e fondamentalmente noi siamo una IT technology, un'azienda di information technology, che ha come obiettivo quello di rendere utilizzabili dei dati, la gran mole di dati che si ottengono con i nostri strumenti per la produzione e per il mondo sia dell'industria che della, diciamo, geospazio in generale. Hexagon è l'azienda che nasce dall'integrazione di, ormai siamo più di 120 aziende, fra le quali più famose probabilmente riconoscerete il marchio Leica, il marchio Leitz, la DEA, che è l'inventore della macchina di misura, la Intergraph, che è una enorme società di software. E essenzialmente, diciamo, vi do alcuni numeri, giusto per darvi un'idea delle dimensioni dell'azienda. Siamo circa 16.000 dipendenti, fatturiamo 3 miliardi di euro e investiamo l'11% di quello che fatturiamo in ricerca e sviluppo. Siamo presenti in 46 paesi direttamente, ma abbiamo filiali e sussidiarie in 150 paesi, quindi praticamente nella maggior parte del mondo. Questi sono i settori primari di intervento di Hexagon. Passiamo dall'agricoltura al cosiddetto geospazio, cioè al trattamento dei dati geospaziali. Geosystem sono tutti i sistemi che fanno acquisizione di grandi dimensioni, quindi palazzi, territorio, le mappe di Google Map che regolarmente voi utilizzate utilizzano sistemi nostri per le acquisizioni. Manufacturing Intelligence, che diciamo da dove proviene il sottoscritto, noi ci occupiamo della parte industriale, la parte, diciamo, di misura e di produzione. Poi esiste un settore dedicato alle miniere, un settore dedicato al posizionamento, quindi tipicamente del gruppo fa anche parte un'azienda che fa droni, che servono per fare tantissime cose, oltre alle riprese televisive dei film. E poi c'è una parte, diciamo, che si occupa di energia, quindi quello che viene chiamata Process Power and Marine, che è tutta legata al discorso dell'energia, del petrolio e di tutto quello che ne consegue. E un'altra divisione molto importante, quella che è safety, al giorno d'oggi, il controllo del territorio. Tanto per darvi un'idea, il nostro più grande cliente in quel settore è il Pentagono. Quindi voi potete immaginare di cosa stiamo parlando. Vado al punto di quello che è la giornata di oggi, metrologia additive manufacturing. Allora, l'additive manufacturing è uno dei tanti metodi per realizzare oggetti, visto dal nostro punto di vista, ovviamente. Quindi la prima cosa che viene da pensare è: i miei oggetti sono stati realizzati secondo le specifiche tecniche di progetto, dimensionali, e poi come posso misurarli? Perché quale che sia, diciamo, il processo che io utilizzo, alla fine io ho un pezzo e devo sapere se questo pezzo è stato prodotto correttamente o meno. In questo caso, nel nostro, diciamo, gergo, chiamiamolo così, si parla di collaudo dimensionale, o meglio tridimensionale. Esiste però un'altra possibilità,
l'aggetto che io dovrebbe essere realizzato parte da un modello fisico, quindi non ho un modello matematico. Quindi in questo caso si va in un mondo completamente diverso, che è il mondo del reverse engineering. Questo mondo, questi due mondi, che hanno concettualmente sono molto differenti, in realtà per quello che riguarda il nostro punto di vista utilizzano le stesse strumentazioni, gli stessi metodi. Quindi per noi collaudo e reverse engineering, per quanto sono due aspetti che sono estremamente lontani fra loro, sono la stessa cosa. Allora, parliamo di collaudo 3D. Ovviamente per collaudo noi intendiamo essenzialmente tutte quelle attività che sono volte a verificare se un pezzo è stato prodotto correttamente, quindi tolleranze dimensionali, tolleranze di forma, geometriche, distanze, interassi, tutto quello che è il tipico collaudo dimensionale. Ovviamente queste attività, ci sono quantità infinite di strumentazioni per poterle misurare, io ve ne farò vedere soltanto alcune che sono quelle che utilizziamo regolarmente e che sono quelle più diffuse. Per quanto riguarda invece il reverse engineering, noi teniamo insieme tutte quelle attività che servono per ricostruire virtualmente un oggetto per poterlo poi inserire in un CAD, e una volta che è nel CAD uno può farne tra virgolette quello che vuole, cioè può modificarlo se ha già un'idea di che cosa vuol fare, oppure può avere l'oggetto disponibile a CAD per essere modellato diversamente. Perché questo? Perché ovviamente un oggetto può essere frutto dell'artista, del design, può essere un oggetto di cui si ha un modello matematico, ma poi è stato modificato questo modello matematico. Quindi io ho fatto un oggetto, l'ho fatto a specifica, poi lo modifico e quell'oggetto lì non è più quello che inizialmente avevo. La terza parte può essere quella che è molto utile, un'altra possibilità è il fatto di avere degli oggetti vecchi, chiamiamoli così, cioè nati con un concetto di disegno bidimensionale, e di conseguenza io non ho la più pallida idea di com'è quell'oggetto, e quindi ho bisogno di una ricostruzione tridimensionale. Quello che ci capita spesso, per esempio, sono le palette delle turbine. Ci sono delle centrali idroelettriche in Lombardia che sono state installate nel 1920, e che ovviamente all'epoca non c'era nulla, e magari devono essere sostituite delle parti, e queste devono essere ricostruite per poter essere cambiate. O un altro esempio, per essere un pochino meno tecnico, sono andato sulla guglia del Duomo, vicino alla Madonnina, perché c'erano delle parti che si volevano scansionare, ricostruire, andare a sostituire prima ancora di averle tolte. Quindi le applicazioni sono veramente infinite. Vado avanti con i vari metodi. Questa è una carrellata molto rapida, sistemi di misura che probabilmente conoscete tutti, sono le macchine di misura tradizionali e quelle a tastatore. In questo caso ho un punto singolo, quindi vado a misurare un singolo punto, e questo è un mondo tipicamente proprio legato al collaudo più che al reverse engineering. Quindi sono i classici collaudi che vengono fatti punto punto per andare a verificare se determinate caratteristiche sono state raggiunte o meno. Per quanto riguarda invece la scansione laser, i sistemi possono essere differenti. Questi possono essere utilizzati con le macchine tradizionali, quindi montati degli scanner su delle macchine di misura, oppure, come oggi va per la maggiore, sui bracci di misura che danno la posizione dello scanner, della lama laser, riferita utilizzando quelli che sono gli encoder di un braccio. Oppure ancora su sistemi più complessi che sono i laser tracker, dove la posizione della testa è data attraverso un sistema misto di fotogrammetria e di interferometria laser. Un altro tipo di sensore possono essere i sensori ottici. I sensori ottici utilizzano essenzialmente due tecnologie, che sono la proiezione di frange, che sono quelli che vengono chiamati normalmente a luce strutturata, oppure proiezione di pattern di griglie, dove diciamo così, alla fine si ottiene comunque lo stesso risultato, che sono delle nuvole di punti. Mi avete parlato di tomografia, ovviamente io qui ho semplicemente accennato a questo. Ovviamente anche la tomografia è un sistema per poter fare collaudo, viene utilizzato regolarmente. Il problema qui, lo accennava la persona che ha fatto l'intervento, è la tracciabilità metrologica. Cioè ad oggi non esistono ancora una tracciabilità metrologica tale da poter fare un collaudo metrologico nel vero senso della parola, anche se ovviamente le accuratezze sono molto spinte e si sta andando sempre più avanti.
Ovviamente vi parlo brevemente anche di software, perché comunque tutte queste cose, senza avere un software, è per quello che noi alla fine siamo diventati una società di information technology, non si può fare nulla, cioè tutte queste grandi mole di informazioni deve essere in qualche modo gestita. Di software ovviamente ce ne sono una quantità impressionante, vi ho fatto alcuni esempi, questi qua sono, ho cercato di raccogliere un po' tutti quelli che sono le tipologie di collaudo o di verifica che si possono fare. Quindi un pezzo meccanico, un albero motore, una fiancata di una vettura, un tubo, il mondo dei tubi è un mondo veramente molto vasto e particolare, ci sono tubi ovunque, da qualunque parte, ed è incredibile la difficoltà di misurarli, palette per turbine, un settore particolare molto particolare sono gli ingranaggi, ovviamente, che hanno tutta una particolarità incredibile, fino a pezzi più grossi come il settore automotive, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio un caso applicativo che in realtà, più che un caso applicativo, è un po' la filosofia, cioè dove noi andiamo a inserirci all'interno di questi processi. Cerco di essere molto veloce, comunque noi quando abbiamo una progettazione CAD, realizziamo un modello di stile, lo modifichiamo, finalizziamo il modello CAD, realizziamo un prototipo, realizziamo lo stampo, questo è un po' il processo standard, si fa la produzione di serie. Ovviamente qua le macchine di prototipazione rapida avranno sempre di più, o meno, scusate, le macchine per la stampa 3D, non la stampa rapida, avranno sempre più un impatto sempre maggiore, perché sicuramente già alcuni pezzi so che sono stati realizzati per piccole serie direttamente, quindi. Però questo è un po' il processo tradizionale, per spiegarvi un po' dove ci andiamo a inserire noi. Per quanto riguarda il discorso del modello fisico, io posso avere un modello di stile, faccio delle modifiche manuali, modifiche di stile o modifiche funzionali, sono delle modifiche manuali, ho modificato il pezzo, quindi io devo fare una variazione che non sono nota al modello, cioè devo rilevare delle variazioni non note al modello CAD, faccio una scansione in reverse e tiro fuori il mio modello CAD aggiornato. Oppure, dall'altra parte, posso avere un pezzo, fisicamente proprio un pezzo, e devo ritirarne fuori il modello CAD. Questo lo faccio come? Con la scansione reverse engineering, cioè praticamente faccio una scansione a nuvola di punti, porto questi punti all'interno di un software e li gestisco in vari modi. Quello che tiro fuori alla fine è un STL, che è il famoso file di cui si parlava prima, che viene poi utilizzato nella maggior parte dei CAM e può essere direttamente fresato o, nel vostro caso, utilizzato per la realizzazione. Per quanto riguarda la prototipazione, qui niente, è molto simile, verifica del modello del prototipo per mezzo di un collaudo vero e proprio, quindi ho realizzato il mio prototipo, lo collaudo, verifico se è rispondente o meno al modello CAD. Per quanto riguarda lo stampo, questo è un mondo veramente molto molto particolare, perché lo stampo tipicamente non funziona mai al primo colpo. Uno fa lo stampo, se lo studia, fa tutte le belle cose, poi dopo a un certo punto va lì, stampa il pezzo e il pezzo non è esattamente quello che doveva essere. Allora si comincia veramente a lavorare di lima, e quando si lavora di lima si toglie materiale, si fanno modifiche, ma non si sa esattamente cosa è venuto fuori. Voi immaginate quanto tempo ci si mette per magari mettere a posto lo stampo di una portiera a sinistra, se devo fare la portiera a destra. Dal nostro punto di vista, una volta che ho fatto la sinistra, faccio una bella simmetria e ho già pronto lo stampo per la destra. Al posto di star lì a rimettere a posto lo stampo per la destra e ottenere generalmente una portiera diversa dalla sinistra. Questo è il risultato finale. Comunque, niente, una volta che ho il mio modello così, comincia la produzione di serie, quindi qui comincia un po' quello che è il nostro mondo, cioè produzione di serie, cominciamo a validare, cominciamo a fare statistica e cominciamo a fare tutta quella trattazione che segue poi la produzione vera e propria, fino ad arrivare ovviamente anche alla manutenzione degli stampi e delle attrezzature. Cioè io quando mi accorgo con la mia statistica che il mio pezzo va fuori quella che è il range, vado a intervenire, e questo è un settore di grande sviluppo, perché si vuole sempre di più andare a intervenire rapidamente, no? Voi immaginate, se io devo misurare una scocca di una vettura, passano 1000 vetture al giorno, 1000 scocche al giorno, se io ci metto 3 ore per capire che ho prodotto male una scocca, ne ho fatte X, che possono essere 50, 100, che non vanno bene. Ok, vado avanti perché mi sa che ho poco tempo. Qui vi ho fatto degli esempi, per esempio questa è una palette di una turbina scansionata, di cui poi è stato fatto il reverse. Per darvi un'idea di che non si fanno soltanto cose piccole, questo è il reattore di ITER, il reattore a fusione nucleare che sta per essere costruito, stanno costruendo a Cadarache.
Questa è una persona, per darvi l'idea, e questi qua sono i magneti. E questi sono i cavi dei magneti. Quei cavi lì sono lunghi 700 metri, gli avvolgimenti, un avvolgimento lungo 700 metri, cioè hanno tolleranza di 2 mm su 700 metri, tanto per darvi un'idea. Quindi, e questo per esempio viene regolarmente fatto il reverse engineering. Questa la slide in basso a destra è la scansione, su cui poi si va a fresare in tempo reale il contenitore. Ho praticamente finito. Questa è l'ultima slide, anche qui abbiamo degli esempi. Questo qua per esempio quello in basso è Renegade, l'auto che viene fatta a Mayfield, la Jeep Renegade, dove abbiamo dei sistemi automatici di controllo che danno dei collaudi, insomma dei report di collaudo, e consentono di mantenere le produzioni. Quello invece sopra a sinistra è il supporto motore della Giulia, che stanno producendo su due turni, quindi sta andando bene, dobbiamo controllare che sia fatta bene. In conclusione, semplicemente questo, per quanto riguarda il mondo della misura tridimensionale, tutte queste cose che stanno nascendo sono essenzialmente molto importanti per noi, perché comunque, io dico sempre, il nostro non è un pezzo quello di voler controllare, ma è il controllo dimensionale all'inizio e alla fine è un metodo per risparmiare tempo e denaro essenzialmente. Quindi non è soltanto il fatto di dire ho fatto il pezzo bene, ma ho fatto il pezzo bene perché poi non devo andare a riprenderlo, non devo fare tutta una serie di cose. Significa aumentare lo standard di qualità. Se la cosa può interessare. Questo è il nostro obiettivo. L'applicazione di reverse engineering di un settore completamente diverso da questo, altamente tecnologico, vengono adesso utilizzate per salvaguardare copiare e avere documentazione di vecchie imbarcazioni di cui non si hanno disegni e di cui un rilievo manuale fatto all'antica non. Abbiamo fatto recentemente la scansione di velivoli, di aerei della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo fatto tantissime statue, per esempio. Convegno di invece restauro di antiche imbarcazioni. Assolutamente, sì. Si apre. Abbiamo regolarmente richieste di reverse di qualunque cosa, insomma, essenzialmente. Ok. La ringraziamo. Grazie a voi.